Quella che stiamo per raccontarvi è una storia che si colloca tra la notizia, la curiosità ed il mistero. È la storia di un appartamento rimasto chiuso per ben 68 anni e dei segreti rimasti al suo interno. Partiamo dal principio. Siamo a Parigi, tra il 1884 e il 1888. Una delle donne più corteggiate della capitale francese, Marthe de Florian, si trasferisce in un appartamento a Place de la Bruyère, nella nona circoscrizione, proprio nel cuore della città europea, che vive uno dei suoi periodi di massimo splendore, la Belle Époque. Madame de Florian è attrice soubrette del Folies Bergères, nota per i suoi famosi e ricchi amanti. Abitò in quell'appartamento fino alla sua morte nel 1939, insieme a suo figlio Henri e successivamente a sua nipote Solange, abbellendo e conservando quadri, oggetti e ninnoli di ogni tipo. Nel 1942, con Parigi occupata dalle truppe tedesche, Solange, che ha ereditato tutto alla morte del padre Henri, è costretta a scappare. Chiude la porta dell'appartamento per non riaprirla mai più. Si trasferisce nel sud della Francia, dove morirà all'età di 91 anni, e da lì continua a pagare le spese per l'appartamento della nonna. Alla sua morte, nel 2010, un ufficiale giudiziale viene incaricato di forzare la serratura ed entrare nell'appartamento rimasto chiuso per quasi 70 anni. Quello che l'ufficiale e chi con lui non si aspetta è di aprire una vera e propria capsula del tempo, una sorta di passaporta capace di catapultare indietro nel tempo chi ne varca la soglia. Ai giornali l'ufficiale giudiziale dichiarerà: «C'era un odore di vecchio e di polvere. Camminavamo sotto alti soffitti in legno. Andando in cucina, notammo un vecchio forno a legna e un lavandino in pietra, uno struzzo impagliato e poi un pupazzo di Mickey Mouse di prima della guerra. Un comò squisito sul quale erano ancora posti spazzole ed oggetti per il trucco e la cura personale. Ma il cuore ebbe un sussulto quando ci trovammo davanti una splendida tela raffigurante una donna in abito di seta rosa». Il quadro che ha tanto colpito il piccolo gruppo di visitatori è proprio un quadro della De Florian, dipinto niente meno che da Giovanni Boldini, il pittore ferrarese che nel 1872 si era trasferito a Parigi ed in breve tempo era diventato il ritrattista più richiesto e famoso della città. Il quadro non era presente nella lista delle sue opere, perché non era stato commissionato, ma era stato realizzato da Boldini come dono alla sua amante. Dopo il ritrovamento e il riconoscimento, gli eredi hanno deciso di venderlo all'asta. Partito da una base di 300.000 euro, il quadro è stato battuto per una cifra di 2.100.000 euro. Il resto della casa è rimasto per lo più intatta, come negli ultimi 70 anni, ed oggi è un museo accessibile al pubblico per la maggior parte dell'anno. Tra le cose più curiose che sono state ritrovate ci sono le lettere che gli amanti della De Florian le scrivevano, catalogate in base all'emittente, tra le cui firme troviamo lo stesso Boldini e molti politici francesi, tra cui due che divennero in seguito presidenti, De Chanel e Dumergue. Restano tante domande. Dalle foto scattate al momento dell'apertura si vedono i quadri ed altri oggetti poggiati a terra, come se fossero stati preparati per essere portati via, ma alla fine restarono lì. Perché Solange non tornò più a Place de la Bruyère? Perché non portò via i gioielli o le foto? Perché continuò a pagare le spese per quell'appartamento carico di ricordi e di oggetti cari senza mai sentire il bisogno di rivederle? Questo resterà per sempre il mistero dell'appartamento di Marthe de Florian. Cosa pensate di questa storia? Secondo voi, cosa si cela dietro il mistero di questo appartamento? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di farci sapere con un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social network. Trovate tutti i link qui sotto nella descrizione.